Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Bruno Pizzule, bentrovati per questa partitissima di oggi per la quarta giornata del campionato graffiti 1979-80. Milan e Juventus di fronte. Scontro diretto dunque per la corsa al titolo che, ricordiamo, è nelle mani del Milan e quindi vedremo come andrà a finire questa partitissima. Lo stadio di San Siro è gremitissimo. Potrete vederlo tra poco, formazione al gran completo. Dunque, a questo punto non ci resta che dare la linea al campo per vedere come andranno a finire questi primi 45 minuti di questa super sfida della quarta giornata Campionato Graffiti 79-80. Noi ci ritroveremo alla fine del primo tempo. Eccoci dunque collegati con San Siro, come potete vedere gremito all'inverosimile, formazioni Milan, Albertosi, Collovati, Maldera, De Vecchi, Bett, Baresi, Turiani, Romano, Bigon, Cappello, Galluzzo, Rigamonti, Morini, Novellino, Chiodi a disposizione di Giacomini, Juventus, Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Brio, Scirea, Causio, Tardelli, Bettega, Prandelli, Virtis, Modini, Tavola, Marocchino, Fanna, a disposizione dell'allenatore Trapattoni. Dunque, tutto è pronto, come potete vedere San Siro ha un colpo d'occhio spettacolare con le varie inquadrature che insomma ci fanno vedere la bellezza di questo stadio, insomma era qualcosa di unico. Bene, ma adesso veniamo alla partita. Tutto è pronto, le squadre sono schierate, comincia il Milan, partiti. Baresi, Duriani. Da questi a Capello e l'ex di turno Fabio Capello. Capello. Romano. Fermato Romano. Virdis. Bettega per Tardelli. Buona questa apertura. Tardelli lo ferma Franco Baresi. L'arbitro dice che c'è fallo. E attenzione, ammonito addirittura Baresi subito all'inizio. Ecco, vedete la splendida divisa rossonera con lo scudetto tricolore sponsor tecnico, ma altrettanto bella quella della Juventus. Sono le maglie che noi più amiamo, quelle intonse, pulite, senza sponsor. Attenzione, c'è Franco Causio alla battuta, Causio la mette in mezzo, poi allontanano i difensori, quindi Cabrini e poi Buriani alla meglio. Galluzzo. Bigon, lo scambio con Galluzzo, il pallone per Fabio Capello che avanza sul settore destro, lo affronta Gaetano Scirea, il cross di Capello, esce Nino Zoppe, fa su il pallone. Ecco il portiere della nazionale, è arrivato Franco Causio, da questi a Tardelli. Lo scambio con Virdis e poi Causio. Tardelli. Cabrini. Arbitro dunque che ha smorzato subito i toni con l'ammonizione a Franco Baresi. Libero, attenzione, palla dentro per Virdis, si gira il tiro e la bella parata di Albertosi, non difficile. Romano, uno dei giovani più interessanti della scorsa stagione, approdato al Milan di Giacomini insieme a Galluzzo, un altro giovane promettente. Virdis, Bettega, lo scambio ancora con Virdis, dialogano i due, poi Romano intercetta e tocca per Aldo Maldera, terzino molto dotato fisicamente, una corsa veloce e soprattutto un grandissimo tiro quello di Aldo Maldera e un po' tutta la dinastia di Maldera, perché anche il fratello Gino aveva un tiro micidiale. Buriani. Bigon, quindi Buriani ancora scambiato con Capello, ancora Buriani a difendere il pallone, poi il tocco per Colovati, sceso a dare manforte al reparto offensivo. Attenzione Capello, il tiro e c'è il gol del Milan, vantaggio del Milan con Fabio Capello. Esulta il regista friulano. Milan che trova dunque il vantaggio con Fabio Capello.
Eccolo che abbraccia Buriani, Bigon, Collovati, esulta Albertino Bigon che con il ritiro di Gianni Rivera è diventato il capitano del Milan, poiché è il giocatore più anziano e l'unico superstite di quel tragico Verona-Milan 5-3. E solo l'anno scorso i rossoneri sono riusciti ad afferrare quella stella che proprio non riuscivano. Alla fine ce l'hanno fatta con questo scudetto vinto da Lidl. E il dolore più grande di tutti i rossoneri è stato quello di non poter vedere Nereo Rocco gioire di questo successo. Senz'altro lo avrà fatto da lassù, ma tutti avremmo voluto averlo qui, quel giorno di Milan-Bologna di un anno fa. Juventus all'attacco, attenzione, c'è la palla che viene catturata dai difensori del Milan, quindi adesso Albertino Bigon. Bigon, il tocco per Fabio Capello, l'autore del gol avanza, lo affronta Prandelli, il passaggio per Buriani, intercettato, quindi De Vecchi su Collovati, avanza il terzino, il tocco per Buriani, attenzione, Buriani cerca lo spazio, il tiro, e c'è la bella parata di Dino Zoff, una parata ordinaria, possiamo dire, poiché il tiro era centrale. Gentile, si ferma Gentile, attende qualche compagno, poi trova Furino, il mediano avanza e tocca per Prandelli, ancora Furino, il passaggio per Gentile. 31 minuti nel corso di questa prima frazione di gioco, 1-0 per il Milan, gol di Fabio Capello che ha battuto Dino Zoff con un tiro preciso e potente dal limite dell'area. Attenzione Gentile, lo scambio con Causio che la mette dentro, prova la rovesciata Bettega ma non riesce a prendere il pallone, quindi il Milan riparte dalla propria area di rigore. Baresi, Collovati, il lancio per Albertino Bigoni intercettato da Cabrini, altro giovane interessante, ormai è una certezza, un campione affermato, Antonio Cabrini. Causio, il barone tocca per Roberto Bettega che la mette dentro per Prandelli che non ci arriva, poi Furino lascia, attenzione, sì, Furino, chiedo scusa, è stato Virdis a lasciare per Furino e poi c'è questo tiro che non ha una buona sorte, quindi rimessa laterale in favore dei bianconeri. Cabrini su Tardelli, questi a Prandelli, Bigon, De Vecchi, Galluzzo, Bigon, Buriani, Colovati che funge da terzino d'ala, molte le sue discese, ruolo che per molti anni è stato del grande Tato Sabadini che adesso è in forza al Catanzaro. Ciao Tato e buona sorte, attento Catanzaro. Galluzzo, attenzione al limite, Romano, fermato Romano, Gentile può allontanare, finito il primo tempo, 1-0 per il Milan, gol di Capello al 22esimo, ci ritroviamo tra poco. Milan quindi in vantaggio per una rete 0 alla fine di questo primo tempo, un primo tempo molto equilibrato con un possesso di palla leggermente a favore della Juve con un 52%, mentre il Milan ha il 48%. Le due squadre hanno giocato, come dicevamo, in modo molto attento e il Milan però è stato più cinico, portandosi in vantaggio con l'ex di turno Fabio Capello. Dunque, comunque una partita piacevole nonostante sia tirata e dobbiamo dire che le squadre si stanno dando da fare. Vedremo se nel secondo tempo la Juventus sarà capace di raggiungere il pareggio oppure se Milan consoliderà la propria vittoria con uno o più gol. Ma non è detto che questo possa farlo anche la Juventus, ovviamente. Bene, allora diamo la linea al secondo tempo e noi ci ritroveremo al termine. Grazie. Eccoci qui dallo stadio di San Siro a Milano per questo secondo tempo tra Milan e Juventus, partita che vede il vantaggio dei rossoneri. Attenzione Gentile, avanza Gentile, lo affronta De Vecchi, il passaggio per Causio. Avanza Causio.
Gentile ancora. Manovrano i due, quindi Furino. Furino sulla tre quarti, pallone dentro per Virdis, il tiro in gol. Gol della Juventus. Bel gol di Pietro Paolo Virdis, che dunque pareggia per la Juventus, un gol veramente molto bello. Milan 1, Juventus 1, gran gol di Paolo Virdis. Pietro Paolo da Sassari pareggia dunque per la formazione juventina, che evidentemente vuole dire la sua, come è giusto che sia in questa partita. E adesso saranno veramente minuti di fuoco da qui al 90esimo, la partita è tornata in parità e speriamo che a goderne sia il pubblico e noi stessi. E come vediamo, Baresi non è riuscito a schermare la porta di Albertosi, quindi Pietro Paolo Virdis porta in vantaggio, scusate, in parità la formazione bianconera. Bel gol e dunque adesso vediamo che cosa accadrà. Bet da questi a Fabio Capello, già compagni di squadra nella Roma entrambi, poi Capello prese la via di Torino in quel Juventus di Vic Pale, che vinse qualche scudetto e poi dopo approdò a Milano nello scambio che portò Benetti alla Juventus e lui qui al Milan. Ci fu in quella stessa stagione lo scambio Boninsegna-Anastasi tra Inter e Juventus. Attenzione, Maldera, avanza Aldo Maldera, Maldera, Maldera difende bene il pallone, il tocco all'indietro per Romano, da questi a De Vecchi, Buriani dentro per Capello, il controllo di Petto, Capello la mette dentro e non trova nessun compagno per la stoccata finale. Attenzione, Buriani fermato, ancora Buriani, Tardelli, Cabrini. Buona la prestazione di Antonio Cabrini, detto anche il bell'Antonio. Attenzione Virdis, Virdis cerca lo spazio, questa volta fa buona guardia la difesa rossonera. Albertino Bigon, attenzione Bigon, Bigon scende sulla fascia, lo affronta Brio, gli porta via il pallone, molto bene Brio. Rossoneri che sono leggermente in affanno, forse il gol li ha un po' demoralizzati, vedremo se ci sarà il guizzo di qualche talentuoso rossonero come Bigon o Capello, o se la Juve saprà approfittare. Attenzione il tiro e c'è la parata strepitosa di Ricky Albertosi, ancora Pietro Paolo Virdis, ritrovato il cannoniere sardo, ecco rivediamo lo scambio, poi il tiro di prima intenzione, Ricky Albertosi speciale in questa parata. Albertosi 40 anni ed è uno dei più grandi portieri al mondo, possiamo dirlo senza paura. Causio, paura di smentita ovviamente. Attenzione Fratelli, il tiro, si mette una pezza la difesa, poi Scirea, buon momento della Juventus che sta spingendo sull'acceleratore, prende palla il Milan, Galluzzo, attenzione, lancia Bigon, Bigon parte verso la porta, c'è Furino dietro, Bigon, Bigon entra in aria, il tiro di Bigon, gol! Gol di Albertino Bigon, Milan 1, Juventus, scusate, Milan 2, Juventus 1, mi sono lasciato prendere dalla concitazione. Milan in vantaggio 2-1 e forse nel momento migliore della Juventus, ma questo è il calcio, lo avevamo detto, forse il guizzo di qualche campione rossonero avrebbe potuto portare in vantaggio il Milan. Ecco Romano e Bigon che si abbracciano e così è stato effettivamente, cioè scusate, Galluzzo e Bigon sono abbracciati, così effettivamente è stato, ecco rivediamo. Ed ecco il gol, il gol di Albertino Bigon, e questo gol ricorda in pieno il gol di Novellino, sempre in quel Milan-Juventus di quella stagione, è un gol in fotocopia si può dire. Milan dunque in vantaggio per 2-1 sulla Juventus, incredibile come questo gol sia quasi uguale in tutto e per tutto al vantaggio del Milan in quella partita Milan-Juventus, che
noi stiamo rigiocando adesso, quindi vedete la bellezza del virtuale è questo, che può succedere anche che si ripetono risultati addirittura gol simili. Calcio d'angolo intanto per la Juventus, Causi alla battuta, palla nel mezzo, allontanano i difensori di Milan, poi Prandelli al limite dell'area, lo scambio con Cirea, si gira Cirea al tiro e ancora Ricky Albertosi dice di no. Grande prestazione per Ricky Albertosi. Buriani. Settantaquattro minuti nel corso di questa partita. Addomestica un buon pallone con Lovati, lo tocca per Franco Baresi, questi in avanti per De Vecchi. Passaggi in scioltezza per i giocatori del Milan che adesso sembrano aver recuperato tranquillità oltre al gioco. Attenzione, Bigon dentro per Galluzzo, 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 il tiro, e questa volta è Dino Zoff a dire di no. Strepitoso Dino Zoff, grandissima parata. I due portieri stanno dando spettacolo, Albertosi e Dino Zoff stanno dando lustro alla partita con le loro parate. Esulta Dino Zoff. Calcio d'angolo, Buriani sulla, dalla bandierina, il tocco per Colovati, la mette dentro, poi salta Capello, chiede il calcio d'angolo, ma non so, vediamo, infatti l'arbitro non concede l'angolo ai rossoneri. Buon Milan, dopo il gol si è risvegliato, ha ritrovato la grinta, gli ardori che sembravano spenti dal pareggio juventino. Attenzione, mette il tiro e ancora Dino Zoff dice di no. Scusate, Albertosi, Albertosi. Sto commettendo qualche gaffe di troppo, ma credetemi, la concitazione che dà questa partita. Attenzione, il cross per Galluzzo e risolve tutta la retroguardia bianconera. È una partita veramente bella, continui i ribaltamenti di fronte con i due portieri che sono forse i migliori in campo. Attenzione Juventus che si trova con due attaccanti davanti a Albertosi, pallone però che era troppo lungo e quindi graziato il portiere rossonero, e bisogna vedere se poi il pallone sarebbe passato, perché Albertosi oggi è particolarmente ispirato, così come il suo dirimpettaio Dino Zoff. Beh, stiamo parlando forse dei due migliori portieri in circolazione in questo periodo. Pettega, Virdis, Tardelli, e vedremo quale dei due. Attenzione, palla dentro, Franco Baresi allontana, poi Causio, fermato il barone, siamo ormai in recupero, l'arbitro consulta il cronometro, attenzione, ed è finita, il Milan batte la Juventus 2-1. Marcatori, Capello al 22esimo, Vittis al 50esimo, Albertino Bigone al 69esimo, Albertosi dunque vince la sfida con il suo dirimpettaio Dino Zoff. A tra poco. E terminata la partita, il Milan ha vinto per 2-1 sulla formazione juventina. Il raddoppio è arrivato per merito di Albertino Bigon su un bel suggerimento di Galluzzo. E mi suggerisce il nostro bordocampista, questa nuova figura del calcio moderno, il nostro Luca Meringolo, che il gol di Bigon è identico a quello che nella realtà aprì le marcature, fu segnato da Novellino. Effettivamente siamo andati a vedere qui sulla nostra postazione ed il gol è pressoché identico a quello che nella realtà segnò Walter Alfredo Novellino per il Milan, che in quell'occasione aveva la stessa maglia di Bigon, ovvero la numero 9. Dunque, insomma, sempre più vicini alla realtà con le nostre partite. Che dire, è stata una bella partita, Juventus ancora col 52% di possesso di palla, Milan col 48%,
6 tiri in porta in favore della Juventus e 4 per il Milan. Ma ciò nonostante, parlo del secondo tempo ovviamente, ciò nonostante il Milan porta a casa il bottino pieno. Dunque, qui a San Siro la partita è terminata, Milan 2, Juventus 1, marcatori, Capello, quindi il pareggio di Virdis e poi la rete di Bigon. Da San Siro è tutto, linea alla pagina.